Io ho iniziato a disegnare per Topolino preparando delle tavole che sarebbero le pagine disegnate e realizzandole durante 2 anni in cui ho frequentato la Scuola Romana dei Fumetti come allievo e alla fine di questi anni ho avuto l'occasione di presentarmi a una fiera di fumetto che era l'equivalente del Romics a Roma e presentarmi con queste tavole realizzate a un famoso autore Disney, Giovan Battista Carpi, e lui ha visto le mie tavole, le ha apprezzate e mi ha convinto che potevo continuare presentandomi all'Accademia Disney a Milano e da lì ho frequentato saltuariamente l'Accademia e sono riuscito nell'ambito di 9 mesi a arrivare alla prima storia pubblicata su Topolino e da lì poi non mi sono più fermato. La mia giornata tipo lavorativa è una giornata molto particolare perché inizia molto tardi però si conclude allo stesso tempo anche molto tardi. Infatti io lavoro particolarmente bene la sera, oserei dire la notte. Se vogliamo, la mia giornata lavorativa inizia nella tarda mattinata, primo pomeriggio, raggiunge il culmine intorno al metà pomeriggio e poi continua con ovviamente pause legate alla cena o a qualche altra occasione, tipo magari un film o qualcosa, ma comunque fino alle 4 di notte. Poi a quell'ora spero, spesso riesco ad andare a dormire e mi sveglio la mattina tardi per ricominciare questa allegra giornata. Se posso dare un consiglio agli esordienti per quello che riguarda non soltanto il mio campo specifico, cioè che è il disegno umoristico, in particolare Topolino, ma in generale il mondo del fumetto, è quello di non farsi trovare impreparati nel momento in cui capita l'occasione di farsi conoscere. Quindi, intendo dire, lavorare molto anche prima di arrivare alla pubblicazione, cioè fare molte tavole, quindi molte pagine disegnate e farle al meglio, meglio che magari può anche essere suggerito da qualcuno che già fa questo lavoro e quindi può dare l'indicazione, e arrivare al momento in cui c'è l'occasione di parlare con un editore o un altro autore, qualcuno che sicuramente prima o poi capita, arrivare con queste tavole che sono il meglio che uno ha fatto. E in quel modo non si perde un treno, se vogliamo, che può capitare una volta e magari non è detto che ricapiti, così come è successo a me quando incontrai Carpi per entrare in Disney. Detto questo, ribadisco un'altra cosa importante, che non bisogna neanche lasciarsi andare se c'è un rifiuto, perché i rifiuti ne possono capitare, ma non è detto che il primo rifiuto comporti la fine della possibilità di fare questo lavoro.